Amici sportivi e tifosi della team Altamura, eccoci qui, siamo in sala stampa al Tonino d'Angelo, vigilia prepartita della gara fra team Altamura e Manfredonia. Domani si gioca la seconda giornata di andata del campionato di Serie B, Girone H, e con noi in sala stampa abbiamo Felice Ragone, grazie per essere qui. Felice Salve, Ragone è buongiorno a il tutti. Sì, secondo allenatore della team Altamura e poi il centrocampista Gaetano Logoruso. Grazie per essere intervenuto. Allora, cominciamo da Felice Ragone. Allora, questa è una partita che arriva, diciamo, a distanza di una settimana dalla prima di campionato. Nella prima giornata abbiamo affrontato il Gelbison che, insomma, ha mostrato nei 90 minuti di avere carattere e probabilmente sarà una delle squadre che darà fastidio, ecco, proprio in tutta questa stagione. Adesso affronteremo una squadra che ha dichiarato a inizio stagione di lottare per la salvezza. Che tipo di gara pensa, ecco, e di squadra pensa che troveremo a Manfredonia? No, sicuramente affronteremo una squadra arrabbiata, visto il risultato della prima giornata, quindi viene da una sconfitta. Non potrà esibirsi di fronte al proprio pubblico perché all'ultimo momento hanno deciso di disputare la gara a porte chiuse, quindi diciamo che è un peccato per lo sport in generale, e soprattutto per i tifosi perché non vedevano l'ora di vedere la propria squadra a cospetto. E affronteremo come sempre, con la giusta concentrazione, col giusto rispetto, e quindi mai abbassare la guardia e cercheremo di fare la nostra partita per portare a casa i 3 punti. Ecco, la squadra contro, nelle amichevoli di quest'estate, diciamo, è stata brava contro la Virtus Francavilla, una formazione di categoria superiore. Poi a Fasano siamo partiti un po' male, siamo riusciti a recuperare qualcosa, ma siamo usciti dalla Coppa Italia. Contro la squadra del Gelbison abbiamo disputato un grande primo tempo, ma nel secondo tempo avevamo notato un piccolo calo fisico. No, calo fisico ci sta pure perché purtroppo sono le prime partite, veniamo da una preparazione, quindi è una cosa normalissima che non solo è capitato a noi, ma è capitato un po' a tutte le squadre. E proprio l'inizio del campionato è così, abbiamo visto i risultati domenica delle sorprese, quindi diciamo che siamo contenti per la vittoria di domenica contro la Gelbison, una squadra che punta sicuramente a vincere il campionato, visto anche l'ultimo acquisto che ha fatto del centrocampista Coppola, un giocatore di categoria superiore. Quindi dobbiamo essere soddisfatti, dobbiamo lavorare durante la settimana per poter poi trovare la migliore condizione. Grazie mister, passiamo adesso a Gaetano Logoluso. Allora, un ritorno ad Altamura, però insomma è già un mese di lavoro, il gruppo si è creato, vi siete integrati. Sì, sicuramente per me è un ritorno ad Altamura, sono contento di essere qui. Riguardando il gruppo, sì, siamo stati ormai penso quasi 2 mesi insieme, ci troviamo abbastanza bene, speriamo di prenderci una grande soddisfazione. La partita di domani, ecco, come vedi la formazione avversaria? Secondo te avremo una squadra che lotterà per salvarsi, come ha dichiarato in partenza, o una squadra che tenterà il riscatto, come diceva Felice? Sicuramente ogni squadra cerca ogni partita di portare a casa i punti. Sicuramente troveremo una squadra vogliosa, voglia di riscattare la sconfitta della prima giornata, però nessuno ci regala nulla e toccherà a noi conquistare su ogni campo, sia in casa che fuori casa, i punti. Il rapporto con i tifosi ad Altamura, diciamo nella prima giornata la tifoseria ha risposto bene. Oggi, insomma, stando, o meglio, per la partita domani, stando a quelle che erano le previsioni, si prevedeva che circa 500 tifosi avrebbero seguito l'Altamura. Purtroppo questo non avverrà e abbiamo, appreso dalla società del Manfredonia Calcio che ci sarà una diretta streaming sulla pagina social del Manfredonia, ma in questo caso condivideremo anche noi sulla nostra pagina. Sì, sicuramente per me è un piacere essere ritornato anche qui
perché nella mia precedente esperienza, purtroppo per il Covid, i tifosi non potevano avere accesso allo stadio, quindi per me è stato un grande piacere. Peccato per questa partita a porte chiuse che è arrivata nella giornata di ieri, la notizia. Ci ritroveremo sicuramente in casa domenica prossima. Gaetano, al di là di tutto, contro il Jamison abbiamo messo in tasca i primi 3 punti. Questa potrebbe essere un'occasione ghiotta per allungare la striscia. Sì, sicuramente, ogni partita sarà a sé, noi cercheremo di dire la nostra. Non sarà facile perché anche gli avversari, ogni squadra ha il suo valore, però noi ce la metteremo tutta. Torniamo a Felice Ragone. Per concludere, in settimana avete lavorato anche sul sintetico di Sant'Elmo, perché domani si giocherà sul sintetico a Manfredonia. I ragazzi come stanno per questa gara? No, dalla rifinitura di stamattina ho visto il gruppo abbastanza pimpante, quindi ben concentrato. Speriamo bene per domani e niente, mi auguro che ritorneremo ad Altamura con i 3 punti, così facciamo felici i nostri tifosi. Grazie a Felice Ragone, secondo allenatore della team Altamura, Gaetano Locoruso, centrocampista. Grazie e in bocca al lupo per domani. Salve a tutti. Arrivederci. Thank you.